Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Maullo941 e oggi altro episodio del nostro Circo Venezia. Noi siamo reduci dal passaggio del turno in Coppa Italia e ora ci ributtiamo subito sul campionato con la partita con la Sampdoria. Prima di partire con qualsiasi tipo di situazione, ragazzi, io vi ringrazio anticipatamente per i like che lascerete a questo video, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che state dando e darete a questa serie. Allora, arrivata una mail con un'offerta per Nathan Collins di 52.000, raga, rifiutiamo da parte del Real Madrid. Porca miseria, potremmo arrivare fino a 79.000. Porca miseria, tanta roba, ma noi rifiutiamo, signori miei, perché non ho intenzione di stravolgere la rosa, perché il nostro obiettivo è fare il triplete e dobbiamo arrivarci con i nostri giocatori con i quali siamo cresciuti, raga. Non voglio stravolgere la rosa, non voglio fare chissà quali acquisti, quali cessioni o quale situazione strana. Riquelme vuole giocare, va bene. Riquelme giocherà la partita contro la Samp. Noi andiamo a rimettere i titolari. L'unica cosa è che nel secondo tempo dobbiamo ricordarci di far entrare a Shaq dell'Orco, perché l'altra volta si è lamentato che voleva giocare e quindi lo dobbiamo fare un attimino giocare, così è contento e siamo tutti contenti. Allora, Messi, qui ci va Riquelme, dall'altra parte ci va Neymar. A centrocampo abbiamo Lollo e Orsolini. Il nostro mento d'acciaio dov'è? Mi sono perso il nostro mento d'acciaio. Ok, dobbiamo solamente invertirli perché preferisco così. Qui abbiamo Pellegrini e in difesa abbiamo Collina Collins. Piera! E sulla destra abbiamo Birindelli. In porta torna Plizzari. Dell'Orco ce l'abbiamo. Ricordiamoci di far entrare Dell'Orco, raga, perché se mi si innervosisce Dell'Orco poi mi dà fastidio. Detto questo, ragazzoli, ci andiamo in campo. Ok ragazzuoli, siamo pronti in campo, calcio d'inizio, Venezia Sampdoria, siamo a Pierluigi Penso, siamo a casa nostra, quindi non dobbiamo fare brutte figure, signori miei, non dobbiamo cercare di fare brutte figure. Siamo nuovamente secondi in classifica a 2 punti dalla Juventus, quindi quello che ci servono oggi sono i 3 punti e nient'altro. No, Riquelme, cosa mi hai sbagliato, Riquelmino mio? Non me la dovevi sbagliare questa, Ricky, mamma mia. Solo davanti il portiere cosa mi ha sbagliato, Riquelme. Va bene. Non demordiamo. Primo squillo dato. Primo squillo per dire che il Venezia c'è. Lo abbiamo dato alla Samp. Speriamo che loro non si sveglino come si è svegliato il Sassuolo l'altra volta. Guardalo, guarda, guarda il mappa. No, Messi. Messi mio, mannaggia a te, Messi mio. Se riuscivo a passare sta palla. Allora, calma, 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 calma. Grande l'anticipo di Collina Collins. Collina Collins che ha rifiutato, anzi, il Venezia ha rifiutato un'offerta di 53 milioni da parte del Real Madrid. Riusciamo a recuperare questa palla senza far cavolate, cavolate, cavolate. E dai, è così. Brindelli per Lollo Caffè. Lollo Caffè, Messi, Messi che vede Mbappé. Mbappé, che no. Questo è fallaccio. Questo è fallo tutta la vita, dai. Con calma, giochiamo questa punizione. Piera che ci prova dalla distanza. Gran cretinata che ha fatto Piera. Volevo il gol spettacolare. Niente, Riquelme gioca da solo. Riquelme non si sa cosa stia facendo. Prende la palla, riceve la palla, l'alza e la colpisce destra per metterla fuori. Va bene. Va bene, Riquelme. Il Circo Venezia si conferma nei suoi migliori artisti. Con Daje Lollo, bello questo anticipo, bello questo anticipo. Orsolini, il nostro mento d'acciaio. Orsolini per Riquelme, che però si ferma. Riquelme vede Messi, che vede ancora il nostro mento d'acciaio, che si ferma perché è leggermente chiuso, che vede ancora Messi. Palla a terra di Messi, gira velocemente. Messi, Orsolini, Venezia 1, Sampdoria 0. Ha segnato il mento d'acciaio Orsolini. Bellissimo il passaggio di Messi, ma ancora più bello l'inserimento di Orsolini, signori miei. Grande acquisto anche Orsolini. Devo dire che ringrazio chi me l'ha suggerito, forse Gianni. Ora non ricordo di preciso, non ricordo di preciso, forse Gianni mi ha suggerito l'acquisto di Orsolini. Lo ringrazio perché, signori miei, veramente un grande centrocampista, un grande centrocampista. L'anno prossimo, quando inizieremo la stagione con FIFA 21, ovviamente dovremo non comprare gli stessi giocatori di quest'anno perché sennò la cosa sarebbe ripetitiva. Dovremmo cercare nuovi campioni. Però dico,
Nell'occorrenza ricordiamoci che c'è un Orsolini, Messi, Neymar. Sì, Neymar, Mbappé, gli stava arrivando la palla a Mbappé. Ricordiamoci che se dovesse servirci un centrocampista, Orsolini è comunque un elemento ottimo. Insieme a Cabral, quello del Sassuolo, che praticamente è una bestia. È una bestia. Cabral l'anno prossimo ce lo dobbiamo comprare. Qualcuno dovrà ricordarmi l'anno prossimo di comprarci Cabral. Va bene, ma stiamo un attimo perdendo il filo del discorso. Perdendo il filo del discorso, ci siamo persi in chiacchiere. Più che altro, avete visto la presentazione della nuova PlayStation 5? Mi piace, raga. Che mi dite? Attenzione, Riquelme! La tira fuori. Della nuova PlayStation 5, l'avete vista? Vi piace? Beh, sinceramente è un poco piacicchia, anche se effettivamente ormai ero abituato al colore nero della PlayStation. Cioè, per me la PlayStation è sempre stata nera, a parte la prima che era grigia. Ma PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4 sono sempre state nere. E gli ha sempre dato quel particolare classico. Ora questo colore bianco un poco mi sembra un pugno in un occhio, come si suol dire, un pugno in un occhio, però dico, se l'hanno fatta vuol dire che la moda richiede questo o comunque il cambiamento per cercare di essere più apprezzati esteticamente. Speriamo che anche qualitativamente e potenzialmente sia un'ottima console. Io non so quando potrò permettermela, raga, quindi non vi aspettate subito video con la PlayStation 5 quando uscirà, perché non so quando potrò permettermela. Però i video con la PlayStation 4 continueranno tranquillamente, anche quelli sul computer. Intanto Lollo Caffè ha preso sul fianco un giocatore della Sampdoria. Calcio d'angolo ancora nostro, siamo al 30esimo. Riesce qualcuno a venirsi a prendere il pallone? Sì, dai così. Dai così, girala lì, subito il tiro, ci spalla battuta, ribattuta, calcio rimessa laterale per il Venezia. Bella così, a chi la va? Sono Messi per Orsolini, il nostro mento d'acciaio Orsolini che fa entrare dentro Riquelme che poi cerca Mbappé, mannaggia, doveva essere la triangolazione, la palla doveva tornare a Riquelme, ma non ci siamo riusciti. E va bene, non ci siamo riusciti, non ci siamo riusciti, riusciamo a recuperare questa palla o si fa tutto il campo praticamente? No, siamo riusciti a recuperare la palla. Meglio così, perché ho detto magari si vuole fare tutto il campo. Ricky Riquelme, bella l'apertura di Messi per Ricky Riquelme. Il nostro RR7, il nostro RR7, il nostro RR7. Palla vicino. No, no, il palo così è brutto, raga. Dai, ma che cavolo, veramente. Ma porca miseria, ma tutti io li sappia i pali. Ma che palla abbiamo preso? Mamma mia. Da non credere, da non credere. Portiere battuto. Palo in esterno, no, ma non so neanche io che palo fosse. Certo, la palla è schizzata fuori. È schizzata invece di prendere la traiettoria all'interno. È schizzata fuori, mi dai fallo, ma non mi puoi dare fallo per questo. Dai, e magari mi dai anche il giallo. E magari mi dà anche il giallo. Mi dà anche il giallo. C'è stata una simulazione bella e buona e mi dà il giallo. Ok, va bene. Va bene videogioco di DM. Va bene videogioco di. Hanno pareggiato. Hanno pareggiato con Raul. No, ci posso credere. Scioccato, scioccato, raga, scioccato. C'è una punizione inesistente. Una serie di batti e ribatti. E questi pareggiano. Va bene. Vogliono la guerra. Va bene. Al 40esimo. Hanno pareggiato al 40esimo. Dopo che io ho preso un palo che la palla è schizzata fuori quando doveva stare dentro. Va bene, videogioco. Va bene, videogioco. Cos'è? La Juventus ha pareggiato e quindi non posso superarla. Mi stai cercando di dire questo praticamente? Mi stai cercando di dire questo videogioco? E mo' ti faccio vedere io come non possiamo superare la Juventus. Come il Circo Venezia non può superare la Juventus. Mo' te lo faccio vedere io. Subito così, a fine primo tempo. Neanche ti do il tempo di riflettere. Neanche ti do il tempo di riflettere. No, fuori gioco, ma sta scherzando, ma fuori gioco di che cosa? Nemmeno me lo fa vedere! Non me lo fa nemmeno vedere! Ma sei veramente una cosa oscena! Una cosa oscena, non mi ha nemmeno fatto rivedere il fuori gioco, raga, ma stiamo scherzando! Un fuori gioco inesistente! Non ci posso credere, non ci posso credere! Va bene così, va bene così. Ti piace vincere facile? Ti piace vincere facile? Ti faccio vedere io come vinci facile. Ti faccio vedere io come vinci facile. Arbitro, comunque è finita. Io non vorrei dire, ma la partita è finita. Il primo tempo è finito, arbitro. Non lo so. Vogliamo fare 5 minuti di recupero? Ah, meno male, ha fischiato. No, perché magari facciamo 5 minuti di recupero? Non ne sapevo niente. Dico, mi organizzavo un attimo con una grigliata a bordo campo con un po' di salsiccia e birra, così per ingannare il tempo. Allora,
Non facciamo sostituzioni, raga. Sono i migliori in campo. Speravo di far entrare il nostro Shaq dell'orco. Dopo il fine primo tempo, se la partita si metteva bene, ma mi sa che Shaq non avrà grandi possibilità di giocare, a meno che non lo facciamo entrare per Messi, che secondo me sull'asse come trequartista funziona bene. Dai. Mento d'acciaio ha sbagliato un passaggio importante. Mento d'acciaio ha sbagliato un passaggio importante. Questi si sono fatti il buco difensivo. Esci Plizzari. No, 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 no. Cioè, vi rendete conto? Vi rendete conto che fortuna che stavano avendo? Vi rendete conto che con che rimpallo stavano riuscendo a trovare il gol vittoria? Il gol del vantaggio più che il gol vittoria. Con che rimpallo stavano trovando il gol del vantaggio? Vai Neymar, vai Neymar, vai simulatore mio, vai simulatore mio, fermati, bravo simulatore, guardalo, 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 guardalo. Perché ho tirato di prima? Perché ho tirato subito di prima? Mannaggia a me, e quando faccio queste pensate, se non avessi dato subito di prima, l'avrei potuta tranquillamente stoppare. Dai. Recuperiamo questa palla, raga. Oh, ok, meno male. Chi è? Mbappé. Mbappé che vede Neymar. Neymar. Neymar che entra in aria. Neymar che entra in aria. Neymar che entra in aria. No. Sono stupido, raga. Sono stupido. Invece di pensare a piazzarla e a tirarla, io giocherello. Capisci? Come se stessi vincendo 8-0. Io giocherello. Che cazzo di passaggio era per Neymar? Come ci doveva arrivare Neymar lì? Qualcuno me lo spiega come doveva arrivarci Neymar lì? Mi sto iniziando un attimo ad agitare. Questa cosa non va bene. Perché se mi agito, gioco male e faccio le cose in maniera sbagliata. Quindi dobbiamo rimanere concentrati. Messi, Mbappé. Mbappé, c'è Neymar che non fa un buon movimento. Lo fa, no, ok, calma. Dai, che paranoie, dai, ma porca miseria. Riusciamo a recuperarla subito questa palla? Riusciamo a recuperarla subito, con calma. L'hai recuperata, devi solamente passarla all'uomo giusto, che è Neymar. Neymar per Mbappé, Mbappé la palla arriva lo stesso a Messi. Messi che riesce comunque a liberarsi dell'uomo, Messi. Che non riesce a piazzarla, però. 64esimo. Messi completamente stanco. Messi, bello questo anticipo. Dai, Messi. Dai, Messi. Dai, fermati, Messi. Fai meglio Messi per Mbappé. Mbappé che vede il movimento di Neymar. Neymar che la sparapacchia fuori. Facciamo uscire Messi, raga. Messi è lento. Messi troppo lento. Troppo lento per Messi, raga. Si è stancato troppo. Messi, fuori Messi. E facciamo entrare. Facciamo entrare dell'orco. Do fiducia a dell'orco, ragazzi. Do fiducia a Shaq, do fiducia a Shaq. Si è lamentato che voleva giocare, non gli diamo fiducia, non gli diamo fiducia. Vediamo se mi ripagherà la fiducia. Palla a Neymar, palla a Neymar, palla a Neymar. Che cavolo fai, Neymar mio? Che cavolo fai, Neymar? Non possiamo sbagliare. Vabbè, loro sono messi peggio. Loro non sono messi per niente meglio. Una palla in una zona rischiosa del campo, però riusciamo a sistemarla. Orsolini. Che vede il movimento di Mbappé. Mbappé. Dai che al calcio d'angolo va bene così. Va bene così. Va bene così. Va bene così. Calcio d'angolo per noi. Orsolini alla battuta. Chi se la viene a prendere la palla? Qualcuno si viene a prendere la palla? Ok. Birindelli. Brillo Birindelli. Brillo Birindelli. La palla è lì. Pellegrini. Recupera la. È un assedio del Venezia, raga. Ci cioè, stiamo a fare tutto noi. Assedio del Venezia. Mbappé. No, che cosa ha parato? Che cosa ha parato? Che cosa ha parato? Dai, ma non me la puoi aver parata. Ma non la puoi aver parata. A botta sicura, raga. A botta sicura, non ci posso credere. Non ci posso credere. Dai, Orsolini. Orsolini per Neymar. Neymar che cerca il compagno. Cerca il compagno. Fatti fare il rigore, mannaggia te. Fatti fare il rigore, mannaggia. Shaq dell'orco. Shaq dell'orco per Birindelli che si fa anticipare. La palla è per Orsolini. Orsolini vede Neymar. Neymar che fa il movimento. Fa il movimento, se ne va sulla fascia. Si ferma Neymar. Rientra, attenzione. Qualcuno al limite. Orsolini tiene la palla. Attenzione, il Venezia sta cercando il movimento giusto. Neymar non è in fuorigioco. Neymar, pallone per Orsolini. Orsolini è lì. No, pallone ancora in calcio d'angolo al 77esimo. È un assedio del Venezia. Righi Richelme, fuori Raul. Assedio del Venezia, signori miei. Assedio del Venezia. Shaq si va a prendere il pallone, Shaq si va a prendere il pallone, si allarga sulla fascia, vede il compagno lì, ancora pallone per Shaq, attenzione fuori gioco, palla per Riquelme, Riquelme per Mbappé, Mbappé che si gira, è il mapa, non ci posso credere, pallone ancora stoppato,
Vediamo chi lo recupera. Lo recupera Neymar. Neymar che viene colpito sul tallone, ma non cade. Neymar, buono il movimento. Non ci posso credere, raga. Ma la sta parando tutto. Ma stiamo scherzando? Ma stiamo scherzando, raga. Dai, ma come devo fargli a fare un gol a questi? Ma come devo fare a fargli fare a fare un gol a questi? No. Non ci posso credere. Il passaggio doveva essere per Neymar, signori miei. Il passaggio doveva essere per Neymar. Attenzione, il Venezia ancora il Venezia. Guardalo. Io non ci voglio credere. Orsolini, ancora per Mbappé. Mbappé che la mette a terra. Mbappé. Vede il movimento di Neymar. Neymar si ferma. Neymar si ferma. C'è ancora il Mapa. È il Mapa. Solo davanti all'aria. La piazza! È il Mapa! 2-1 al Venezia all'88esimo. Dai, così. Venezia 2. Porca miseria. Mbappé non l'ha tirato subito. Meno male. Ha temporeggiato e ha segnato per pochissimo, raga. Cioè, il portiere stava prendendo pure questa. Porca miseria, porca di una miseria. Porca di una paletta ubriaca. Mbappé, decimo gol in campionato per lui. Venezia 2, Sampdoria 1. Mamma mia, che partita sudata, signori miei. Non lo so, vogliamo ora fargliela pareggiare subito? Ditemelo voi. Cioè, la Sampdoria non si è vista per tutto il secondo tempo. Non lo so, ora che abbiamo trovato il gol del vantaggio noi glielo dobbiamo fare pareggiare subito? Non lo so, ditemelo voi. Se lo dobbiamo fare pareggiare subito, me lo dite voi. Arbitro, cortesemente, la partita è finita. Arbitro, è finita! Venezia 2, Sampdoria 1. Prendi e porta a casa. 3 punti preziosissimi, signori miei. Una sudata che è stata sta partita. Mamma mia. Mamma mia che sudata sta partita. Uff, quanto abbiamo sbagliato, incredibile ma vero. Quanto abbiamo sbagliato tantissimo. 8 tiri in porta contro 3 della Sampdoria, 17 tiri in totale contro 4 della Sampdoria. Cioè, di cosa stiamo parlando? La Juventus si sa che ha fatto? No, la Juventus non si sa che ha fatto. Ecco, era scontato. Era scontato, giustamente, si aspettava il risultato nostro. Per poi far giocare la Juventus. Il Ringraziamo il risultato mister nostro, per che era aver accettato palesemente di rispondere boicottato. alle Abbiamo alcune giocatori domande. giusti. Va bene così. La fortuna non c'entra niente. No, no, siamo stati bravi noi. La partita l'abbiamo fatta noi. Ho avuto qualcosa. Speravo. Sapevo che ce l'avremmo fatta. Ecco. Lasciamo Un po' andare il mister che di ringrazia. sano. Non so che cosa. Offerta per il prestito di Dejan. La Juventus ha vinto. Porca miseria, nonostante tutto la Juventus ha vinto. Allora, andiamo a accettare il prestito per Dejan. Offerta del prestito per Alexander Dejan con il Football Club Famalicão. Non so chi siano, però va bene. Vattene in prestito Dejan, cresci e torna migliore di quello che sei adesso. Facciamo questi altri allenamenti, dopodiché ragazzoli, chiudiamo qui il video e noi ci vediamo in un prossimo episodio. Detto questo, adesso vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti, per il supporto che date e darete a questa serie. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo episodio. Detto questo, bella raga, ciao!